Questa mattina si è svolta una conferenza stampa di presentazione del ciclo di film di musica e cinema da Noè alla Pietramora, che partirà il 24 luglio a cura di Cinema in Centro. Inoltre, Gaetano Barbarito del Trio Italiano ha presentato anche il concerto del 14 agosto di Ferragosto sotto le stelle, tradizionale appuntamento del Capodanno ferragostano faentino. Un'estate quella faentina piena, piena, piena di appuntamenti. Alla Pietramora cosa succede? Alla Pietramora, insieme a Casa della Musica e il MEI, Cinema in Centro organizza una piccola rassegna, piccola ma non scontata, di documentari musicali. Quindi, durante queste serate si potrà assistere a un documentario sulla vita di autori particolarmente noti della musica italiana. E si potrà gustare i piatti e le prelibatezze di Noè, che ha un piccolo ristorante appunto a Pietramora, e gustare un panorama a 300 metri sul livello del mare, magnifico. Allora, Parliamo un po' di nomi. per quanto riguarda la rassegna, partirà giovedì 24 luglio con un film, Temporary Road, dedicato alla vita e all'opera di Franco Battiato. Seguirà il 31 luglio il film che doveva essere proiettato già 15 giorni fa, ma è stato annullato per maltempo. Si chiama 365 Paolo Fresu e parla ovviamente della vita e dell'opera del trombettista, famoso trombettista Paolo Fresu. Segue poi il 14 agosto il film più conosciuto, che è Manetti, dei fratelli Manetti, e si intitola Song a Napoli. E concluderà questa rassegna il 21 agosto un documentario sulla vita di Rocco Granata, ideatore e cantautore che ha appunto ideato e portato a successo la canzone Marina. Diciamo che questa rassegna, come dicevo, è piccolina per adesso, è il primo esperimento che si fa di documentari musicali o di vita di artisti dediti alla musica, con la Casa della Musica e il MEI in questa località, però è piccola ma non scontata, come dicevo, perché ben tre opere su quattro sono completamente inedite, sono delle anteprime a livello regionali che non sono mai state proiettate sul grande schermo, quindi speriamo che possano interessare tutti quanti. Parlavamo di una faenza ricca di avvenimenti e come tutte le serie di Ferragosto, cosa succede? Succede il 14 agosto, che è un giovedì, il Trio Italiano vi aspetta in Piazza Nenni per la nostra festa estiva, diciamo il Capodanno estivo. Ringraziamo la Casa della Musica per l'organizzazione e tutto quanto. Quest'anno abbiamo una novità particolare, abbiamo due ospiti, siamo in formato band, quindi Paolo Tonelli alla tastiera e Daniele Cicognani alla batteria, quindi proprio musica dal vivo 100% senza, come facciamo di solito. Come mai questo rafforzamento del trio che è diventato un quintetto Sì, praticamente? sì, abbiamo pensato anche per una novità, per creare un'atmosfera, per fare anche per la gente che viene, almeno ha qualcosa in più, per dare qualcosa Sperando in più. nel buon tempo. Sì, allora, il buon tempo, questo qui, ecco, volevo ricordare che nel caso, visto che l'estate sta finendo, come si dice, O non è mai non è iniziata? iniziata, verrà praticamente in caso di maltempo dal 14 spostata al 15, sperando sempre, sperando che sia bello il 14, così no, facciamo le corna. Poi ci saranno degli ospiti, come tutti gli anni, nostri amici, musicisti. E facciamo un bis, quest'anno i ballerini di Giorgio e le Magiche Fruste, della scuola di ballo di Giorgio e le Magiche Fruste, che li hanno richiesti e a noi fa molto piacere, verranno a fare un'esibizione. Quindi è una cosa Bella bella completa, c'è cioè un bello completa, sì, spettacolo. no, tutto ok, guarda, siamo carichi, carichi, carichi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.